Spettacolo e gol nel derby tra Vasto Marina e Casalbordino. Alla fine la spuntano i locali con il risultato di 5-2 dopo un avvio di gara a singhiozzo, ma andiamo per ordine. Nei padroni di casa mister Borrelli schiera il solito 4-3-3. Fieroni non al meglio, stringe i denti e scende in campo dal primo. Negli ospiti subito in campo tra i pali l'ultimo arrivato romaniello, classe 97 di Melfi. A Pignani si affida un 4-3-1-2 assente per infortunio Mangiacasale. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa dello storico dirigente della LND Pierluigi Di Bernardino. La prima azione degna di nota è di marca giallorossa al minuto 11 con un bel triangolo che libera Ciafardini. Romano chiude ed evita la conclusione del terzino destro. Al 18esimo gli ospiti ci riprovano con un piazzato di De Santis, Marco Nato si distende e devia in angolo. Il gol è nell'aria e arriva al 23esimo, Fusaro da punizione appoggia per Vatavu che prende la mira e fulmina Marconato per l'1-0. L'ex non esulta dopo la marcatura. Un minuto dopo timida reazione dei locali con De Vizia che caccia debolmente. Al 27esimo De Vizia inventa calcio con il mancino, la piazza dove Romaniello non può arrivare, la palla impatta sul 7, arriva Fieroni che fa 1-1. Al 29esimo Galè sigla il 2-1 con un tocco morbido di esterno dopo un assist al bacio del solito De Vizia, questa è la rete. Al 39esimo De Vizia per poco non segna direttamente da calcio d'angolo, Romaniello con un colpo di reni devia sopra la traversa. Al 40esimo il Vasto Marina cala il tris con Fieroni che con un pallonetto supera l'estremo ospite e fa 3-1. La conclusione merita il replay, si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa ripartono forte i locali, Fieroni al sesto non trova la porta in scivolata dopo assist di De Vizia, palla al lato. Al decimo si infortunia Galier, al suo posto entra Triglione. Al 19esimo De Vizia ci riprova da calcio d'angolo, Romaniello alza sopra la traversa. Al 27esimo il Casalbordino accorcia le distanze con un colpo di testa di Errà che scavalca Marco Nato. Al 30esimo il Vasto Marina ristabilisce subito il doppio vantaggio con De Vizia che fa 4-2 con la complicità di un non impeccabile Romaniello. Al 35esimo Vatavu entra in area e conclude, Marco Nato respinge il tiro. Al 49esimo trova la gioia del gol anche Letto con un preciso pallonetto che non lascia scampo a Romaniello. E questa l'ultima azione della gara che termina 5-2 per i padroni di casa. Il Vasto Marina sale a 23 punti in classifica, naviga sempre più a vista il Casalbordino e a fine gara scatta la contestazione dei tifosi con la società casalese in silenzio stampa. Mister Borrelli, era importante chiudere l'anno con una vittoria, soprattutto nel derby. Esatto, dicevo che i ragazzi queste gare importanti a volte non si giocano ma si vincano, quindi bravi loro a aver reagito allo svantaggio, essere stati sempre uniti, aver collaborato. E se proprio devo spendere due parole, questa è veramente la vittoria del gruppo, del lavoro, dell'abnegazione, della volontà di giocare, quindi anche un premio a loro, se lo meritano, di fare le vacanze fatte per bene. Approfitto, saluto tutti gli sportivi abruzzesi. E niente, quindi questo ci dà stimolo per prepararci, per lavorare bene in questa pausa, per poi presentarci al meglio il 9 gennaio in quel di Ponte Vomano per continuare il nostro percorso tecnico di quest'anno. Unici due nei di quest'oggi, gli infortuni a Galier e a Vantaggioso. Ma sai cosa, approfitto anche per ringraziare sia Daniele che anche Davide, perché rientravano da infortuni, hanno stretto i denti, si sono veramente applicati, si sono messi a disposizione e quindi se ce n'era bisogno, quindi questa è veramente la prova dell'orgoglio, ma soprattutto la prova di un grande gruppo.